Buongiorno, come grazie. Sta? Grazie. Come sta? Bene, bene, tutto a posto. Lei va al lavoro in moto, in bicicletta, in auto? In bici, a piedi e autobus. Ah, quindi... però se va in bici, credo il problema delle buche è un problema che tutti osservano, ma lei in modo particolare credo sì. Abbia contezza di quello che significa, tanto che a Roma, al comune di Roma, si è pensato proprio ad un piano buche, giusto? Sì, esatto. Allora, visto che se ne occupa lei, ci racconti tutto. Beh, è molto lungo, insomma, da spiegare, però in poche parole, sì, prima sì. di tutto, ecco, la novità è una task force del Campidoglio, sì. proprio contro le buche, sì. Che verrà fatta sia, insomma, capillarmente in tutti i territori, quindi anche sui municipi. Questo è importantissimo perché non è mai, insomma, non era così, perché questa task force servirà proprio per un monitoraggio delle strade, ma soprattutto per una sorveglianza della qualità dei lavori. Quindi prima monitoraggio, si vede il tipo di intervento, successivamente la qualità dei lavori se sono stati fatti a regola d'arte. Benissimo. Diciamo che questa squadra nasce pure per il fatto che si sono sbloccate le famose assunzioni del cosiddetto concorsone, e quindi anche nei municipi è stato implementato in personale con vari ingegneri che appunto si sono già aggiunti ai tecnici esistenti. E diciamo, insomma, che è una bella idea questa squadra appunto di controllo, che credo sia utile proprio per analizzare la vita delle nostre strade e anche la loro salute. Allora 39 37 93 93 93 numero per mandarci SMS per il presidente della commissione lavori pubblici del comune di Roma, Alessandro Agnello, che ringraziamo e contiamo di avere con noi nelle occasioni future, in tante altre occasioni future, proprio perché questa storia legata alle buche a noi sembra veramente una storia infinita e complicatissima a Roma. Qualche volta, onorevole, gli ascoltatori ci chiedono: ma è possibile che i nostri rappresentanti politici, naturalamente parliamo di anni e anni di conversazioni tra noi alla radio e gli ascoltatori della radio, dicono: ma è possibile che non vadano a vedere che cosa accade in altre città? Non si rendano conto. Beh, insomma, Roma è così, ma se vai a Parigi, a Londra, a Barcellona, sì. la situazione è diversa. Cos'hanno di diverso quelle città e cos'hanno di diverso allora i nostri responsabili politici, onorevole Agnello? Sì, guardi, prima di tutto io penso, purtroppo questo è un discorso sempre un po' difficile da affrontare, ma io lo devo dire. E purtroppo a Roma anche gli appalti sui lavori pubblici e quindi sulla manutenzione delle strade sono stato oggetto di attenzione della magistratura. Questo ci fa capire che purtroppo negli anni addietro ci sono stati dei problemi evidentemente proprio sull'utilizzo degli appalti e su come quindi a cascata questi appalti andavano ad incidere sulla bontà del rifacimento delle strade o comunque anche della manutenzione anche ordinaria delle buche. Io direi che questo è uno dei primi elementi che fa la differenza con le città europee. Non credo di aver mai sentito mai una storia del genere a Parigi, come a Londra, come in altre città. E come dico spesso, io vorrei, noi tutti del Movimento 5 Stelle la vogliamo dimenticare questa storia, guardiamo al futuro, e il futuro diciamo che è completamente diverso, anche vedendo già gli stanziamenti sia che sono venuti per carità con il Giubileo una parte, ma anche con questa amministrazione arriviamo a 132 milioni sì. di euro stanziati e finanziati per il rifacimento delle strade. Quindi questa è una cosa importante, cioè un nuovo capitolo. Noi vogliamo ricominciare da capo, come abbiamo detto saremmo attenti a come verranno fatti questi lavori,
E prima di tutto io dico, dateci tempo anche di spenderli bene questi soldi, quindi facendo le gare come da codice degli appalti, quindi organizzando al meglio e poi individuando quindi la ditta migliore per fare quel determinato lavoro. Dateci tempo, i soldi ci sono. Quindi allora i soldi ci sono, ci dice Alessandra Agnello, presidente della Commissione Lavori Pubblici dell'Assemblea Capitolina. Stiamo parlando di un piano buche che il Comune di Roma ha messo in atto, considerando il ruolo, l'importanza. Non dimentichiamo che le domande anche della gente, cioè di chi vive Roma, sono da prendere in considerazione i cittadini di Roma naturalmente, perché sono coloro che hanno votato la loro Roma, la loro Assemblea Capitolina in qualche maniera, il loro consiglio di sicuro. E che cosa chiedono? Chiedono tante cose importanti, ma tra queste cose il problema della viabilità è un problema centrale, perché riguarda proprio la qualità della vita. Allora, il discorso delle buche, giusto, ci dice ci sono i soldi, quindi vuol dire che già partiamo in un certo modo confortati da un fatto: è possibile fare dei lavori, è possibile oltretutto capovolgere proprio lo sguardo che si ha nella città di Roma rispetto alle buche. Lei ci assicura, presidente, che nel prossimo futuro, io non so adesso il tempo di cui parla lei quanto sia, ma comunque nel prossimo futuro la viabilità di Roma sarà diversa nella qualità, nella sicurezza? Non la sento il presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma, vediamo di recuperarla. Ha detto che ci sono i soldi, questo di solito è un problema, no? Il problema principale che ci viene sempre presentato è che mancano i soldi, e quindi mancano i soldi, che domande fai tu ad una persona, chiunque, capace o meno che sia? Mancano i soldi vuol dire che non si può fare nulla. Essendoci soldi è già un'assunzione di responsabilità, vuol dire che allora sta a come verranno spesi questi denari per rifare il manto stradale della nostra capitale. Problema principale: si vincono le elezioni e si perdono anche le elezioni sulle buche, quindi è chiaro che stiamo parlando con una figura che ha le sue responsabilità e anche ha un ruolo molto importante ancora. Allora 39 37 93 93 93, qualche domanda la leggiamo all'onorevole Alessandra Agnello, che torna con noi, eccola, buongiorno di nuovo. Sì, non volevo dire caduta in una buca, eh? No, poi è recuperata subito per fortuna. E sì. Io delle volte, parlando ancora di buche, la cosa più sorprendente è, in tutta Roma uno si sorprende della presenza di alcune buche, ma la cosa più sorprendente è quando la buca è su una strada a scorrimento veloce, non è di competenza del Comune di Roma, lo sappiamo, il grande raccordo anulare, però è come il grande raccordo anulare, oppure come via Cristoforo Colombo, lì la responsabilità c'è del Comune di Roma. Ci sono delle buche, dei dossi che mettono paura a un automobilista che ha un'automobile solida. Io posso immaginare a chi va in giro su due ruote. E certo. Riguardo alle due ruote, molto sinceramente, lei va anche in bici, quindi figuriamoci, però la bici non è che corre sul... Che cosa pensa quando vede le moto che girano per il traffico di Roma su strade appunto come la Cristoforo Colombo, vanno veloci, ti girano a destra e a sinistra? Lei, per esempio, si parla poco delle due ruote. Che responsabilità hanno secondo lei i centauri? E le regole dovrebbero anche arrivare a dare magari una mobilità diversa alle due ruote a Roma, onorevole? Ma guardi, io sinceramente inizierei già col dire che in città, se noi parliamo chiaramente della Cristoforo Colombo, entro Gra ci sono delle regole, anche dei limiti di velocità ai quali tutti ci dovremmo attenere. Ma questo non toglie che il manto stradale deve comunque essere in buono stato, sia per le macchine che comunque possono avere dei danni dalla buca, sia a maggior ragione per le due ruote, dove chiaramente la persona
e più esposta. Ma io, lei ha parlato di Cristoforo Colombo e io mi vorrei proprio agganciare a questo, perché parlando in soldoni nel vero senso della parola, i primi lavori dovrebbero già partire a metà dicembre sulla grande viabilità, e qui infatti parliamo di strade tipo la Cristoforo Colombo, anche via Appia Nuova, anche per esempio via della Tintoretto, via di Boccea, e quindi come vediamo i primi interventi vanno proprio a concentrarsi su una parte della grande viabilità. A gennaio poi si continua con altri 12 milioni stanziati, sempre con un focus sulla grande viabilità. E io anche ci tengo a dire, con 2 milioni e 400 mila euro che andranno invece proprio a focalizzarsi su ponti, cavalcavia, viadotti e gallerie. Questo perché si parla molto di strade, ma c'è un'attenzione anche a questi tipi di interventi. Sì. Quindi come può vedere già a dicembre e gennaio dovremmo vedere per strada le prime ditte per i lavori sulla grande viabilità. Benissimo, ci dicono anche la Salaria fra i prati fiscali, il raccordo è veramente pericolosa. E poi un altro, e la lasciamo onorevole, e un altro ascoltatore ci chiede di informare di più, di essere più presenti. Dice: spesso i presidenti dei municipi si negano, non informano i cittadini, praticamente noi non sappiamo nulla se non sporadicamente attraverso questa radio. Adesso naturalmente lei partecipa, quindi è chiaro che non sia rivolto a lei, però in generale credo che sia una buona abitudine quella di, come ha fatto lei in questa mattina, noi la ringraziamo di averci anche detto che i soldi ci sono, quindi se no sarebbe stata la solita lamentela, invece in questo caso i soldi ci sono, vuol dire che le responsabilità del futuro sono in mano anche a lei e certamente a questa amministrazione. Sull'essere più presenti io conto appunto di sentirla di più, onorevole. Sì, se non mi chiamo onorevole con molto più piacere. Va bene, lo togliamo subito, togliamo subito questo, l'epiteto. Sì, per me va bene. Per la presenza, sì, io invito noi ad essere più presenti, avete ragione, invito anche però i cittadini ad avvicinarsi alle istituzioni. Ma lo fanno, guardi che lo stanno facendo, e io credo che anche l'ultima partecipazione al voto sia un segnale di una coscienza, e cioè la coscienza qual è? Che il cittadino deve muoversi, non può solo aspettare che gli altri facciano la parte migliore. Quindi credo che voi soprattutto del Movimento 5 Stelle ne possiate essere insomma consapevoli, appunto, che i cittadini possono essere veramente importanti in questa ricostruzione. Allora, ad Alessandra Agnello, la posso chiamare Alessandra, e la ringrazio, certo. La ringraziamo, contiamo di averla con noi già nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro. Certo. Buon lavoro pure a voi, arrivederci.